Grazie. Ed ora, signore e signori, è arrivato il momento culturale. Voglio raccontarvi una storia del 1200 per farvi vedere di come nel Medioevo erano determinate cose e di come poi siano rimaste tali e quali, perché nel 1200 è una favola del 1200 che ho tradotto col mio professore dell'università di professore Marando Mazzi. Abbiamo tradotto insieme questa favola del 1200 in dialetto veneto. Conoscete un po' il dialetto veneto? Va bene, allora è una favola che narra la storia di questa lucertola. Adesso ve la racconto con la lingua originale in cui abbiamo trovato questo documento. E fa così. Un bel giorno, in mezzo alla foresta, vi c'è sta lisarda, sta lucertola, che la sera lì, verso mezzogiorno, tranquilla, insieme a una pietra, a un sasso, tranquilla, dove ci appare il sole. La sera lì, tranquilla. La sera verso mezzogiorno, insieme a sto sasso, dove ci appare il sole. A un certo punto arriva Scoiato e fa: Scoiattolo! Oh, devo fumarsi un canone. Dai, ostia, se è messo di, manca no. Ma va, cosa c'è da fare tutto il dì? C'è da star lì, c'è appare il sole, andiamo com'è, andiamo a fumare su canone. Dai, avanti, va così, tanto qua star qua c'è appare il sole tutto il dì. Allora ciapa, gli si sconde, gli arriva ciapa un sentierino, gli arriva su una pianta, un po' sconti, perché è meglio non farsi vedere a fare ste robe qua, non si può fare ste robe qua, no? Allora Scoiato tacca per su, no? La fuma, cicola, ciacola, gli si acconta, no? A un certo punto Scoiato lo fa: oh, fumo su un altro canone. Dai, avanti, qua va così. Allora Scoiato fa su un altro canone. Fuma, cicola, ciacola, gli se la conta, no? E a un certo punto alla lisarda, che viene la bocca impastellata, quasi arsa, che ha bisogno di bevere un giosso d'acqua, fa: senti Scoiatolo, va così un attimo fino al fiume, bevo un giosso d'acqua e poi torno su. Va bene, non sta a preoccuparti, fa Scoiatolo, e tanto sta su un altro canone, no? Allora Isarda scende dall'albero, la ciappa il sentierin che porta fino al fiume, l'arriva proprio fino al fiume, la si posta in cima a una piera e l'attacca a bevere. A un certo punto arriva il coccodrillo. Il coccodrillo la varde dritta negli occhi, che fa: ti, te che fuma? No, no, fa la Isarda tutta in paranoia, no? Ah no, te riconosco degli occhi, dite che fumate, forse che non bisogna fare queste robe qua, questo contrario che fa male, che sei illegale, che non te che da fare queste robe qua, con chi che tu fuma? E guarda fa: ho fumato con lo Scoiato. Eccolo, sempre il solito che ho visto 200 volte, adesso su indico altre 4 perché non c'è mia possibile, queste robe qua noi si fa. Allora il coccodrillo esce dall'acqua e ciappa e sentirin, arriva proprio fin sotto l'albero. Scoiato lo vede e fa: ma quanta acqua che hai bevuto! Grazie.